La 16ª edizione del premio itinerante Aquila d'Oro International si è svolta quest'anno presso l'Istituto di Istruzione Statale Superiore Ettore Majorana di Avezzano. I riconoscimenti sono stati attribuiti al senatore Pierpaolo Sileri, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, per la sezione Sanità Pubblica, alla Società Agricola Terre Italiane per la sezione Impresa e Sviluppo Sociale, ad Alessio Cesareo, questore di Ascoli Piceno, per la sezione Sicurezza Sociale, e alla memoria del soldato Salvatore Canu per la sezione Difesa della Patria. In collegamento telematico dalla Sardegna, il figlio Luigi Canu. Viene conferito il premio Aquila d'Oro International per la sezione Sanità Pubblica al sottosegretario alla Salute, senatore professor Pierpaolo Sileri. Direi che il premio va dedicato a tutti gli italiani che hanno sofferto in quest'anno e mezzo di pandemia, alle categorie che più hanno sofferto, ovviamente i nostri anziani, coloro che sono morti, le donne che spesso in smart working, spesso con i figli a casa perché le scuole erano chiuse, con una famiglia da gestire, e ai ragazzi che hanno sofferto perché avevano le scuole chiuse, avevano le attività ricreative chiuse e finalmente oggi possono riprendere tutta la loro, tutta la loro vita. E il fatto che poi il premio venga dato in una scuola è motivo di bellezza, perché tutto riparte e tutto riparte in sicurezza. L'Italia è in sicurezza, l'Italia sta uscendo fuori dalla pandemia a testa alta. Non sono mancati momenti di profonda commozione per le tematiche trattate e per le testimonianze rese note dalle personalità premiate. Il consiglio che ho dato ai ragazzi di imitare le aquile e volare alto e cercare di avere una panoramica quanto più ampia possibile di tutto ciò che hanno sotto a disposizione e di tenere questo come messaggio per la vita, non dimenticarsi mai di analizzare tutto ciò che vi è sotto e prendere le informazioni migliori per essere sempre più forti, sempre più ingegnosi. Poi ripeto, in questa scuola dove chiaramente l'ingegno non manca, credo che possa essere fatto molto molto bene e che sia davvero una base solida per il futuro. Viene conferito il premio Aquila d'Oro International per la sezione Impresa e Sviluppo Sociale alla Società Agricola Terre Italiane. Vorrei chiamare qui vicino a me, prima di leggere la motivazione, le persone che ritireranno il premio, quindi l'amministratore unico Francesco Calzone e il socio fondatore Marta De Sordi. Siamo molto onorati perché è un riconoscimento per noi molto importante, è come una lente, un riflettore che per la prima volta vede sulla nostra realtà e ci spinge ad andare a fare sempre meglio, ad andare più lontano, sempre insieme. Sì, diciamo che il nostro obiettivo sarà quello di rendere i coltivatori, i produttori, i veri protagonisti e quindi di riuscire a valorizzarli e appunto a dargli il merito che meritano. Ecco. Il merito appunto al premio, cosa si sente di dire? È che sono molto grata sicuramente e onorata soprattutto anche di aver partecipato con queste personalità così importanti, rende sicuramente, riempie di orgoglio quello che stiamo facendo e ci consapevolizza e ci impegna a fare sempre meglio, insomma. Mm-hmm. E non perdere il punto di vista che esatto, l'obiettivo che è quello di mettere sempre al centro la persona e la relazione l'obiettivo principale, quello appunto remunerativo, ecco. Viene conferito il premio Aquila d'Oro International per la sezione Sicurezza Sociale al questore di Ascoli Piceno, il dottor Alessio Cesareo. Prego, dottore. Un concentrato di significati, un po' perché, ripeto, mi individuo come persona appartenente a questo popolo italico con i suoi valori, con i valori di giustizia, di fortezza, di caparbietà,
Spesso all'estero o nelle nostre regioni gli abruzzesi vengono individuati come ostinati, testoni, invece sono caparbi nelle loro decisioni, nelle loro idee, nelle loro convinzioni, e questo soprattutto nel mondo in cui viviamo a volte è la chiave di volta per portare a soluzione i problemi. Per il resto invece sono stato veramente molto contento di essere stato prescelto, perché il valore del premio indubbiamente si è manifestato anche oggi, ma anche in passato è stato conferito a illustri personaggi del nostro paese. Citavo prima il mio capo della polizia, Franco Gabrielli, ma il novero delle persone è veramente tale e tanto che c'è da rimanere alquanto meravigliati, perché è un gesto di sensibilità notevole verso chi viene conferito. Lo stesso premio conferito oggi al professore e senatore Sileri, che è persona del mondo scientifico e del mondo politico unanimemente apprezzata, fa capire il valore di questo premio. Ai ragazzi va il messaggio che cerimonie e manifestazioni come queste servono a segnare il passo di una società che deve sempre crescere in questa direzione. Sono dei punti di partenza, mai dei punti di arrivo, e servono da stimolo per una società migliore. Viene conferito il premio Aquila d'Oro International per la sezione Difesa della Patria alla memoria del soldato Salvatore Cano. Mi dispiace di non essere presente personalmente alla manifestazione. Ritengo doveroso ricordare mio padre Salvatore Cano, nato a Ittili, in provincia di Sassari, il 26 dicembre 1924. È stato un combattente reduce della Seconda Guerra Mondiale di Liberazione dal 1943 al 1945, prima inquadrato nell'Arma Genio Corpo Artieri nei territori di guerra in Sardegna, successivamente nel fronte italiano dell'Ottava Armata con il gruppo di combattimento Cremona. Soldato dell'esercito italiano, cavaliere della patria, che è stato insignito della croce al merito di guerra e della medaglia commemorativa della guerra di liberazione, per aver servito la patria con onore, lealtà, integrità e coraggio. Si è impegnato nella difesa dei valori umani, della libertà, della democrazia, della giustizia, della pace e della fraternità. Quindi combattente per la libertà d'Italia, esempio di attaccamento alla patria, praticamente ha sostenuto con i suoi ideali il desiderio sublime per il riscatto della dignità del popolo italiano, offrendo virtù civiche e morali. Esprimo riconoscenza a mio padre per l'onore dato all'Italia e per l'amore per la patria, testimoniato nelle tante battaglie combattute fino alla liberazione della nazione. Sono molto onorato di ricevere il premio Aquila d'Oro alla memoria di mio padre. Io e la mia famiglia ringraziamo molto tutti gli enti che hanno organizzato la manifestazione, e in particolare la Commissione Scientifica, per l'importante riconoscimento assegnato alla memoria. Grazie. L'evento è stato per tutti coinvolgente, emozionante per i contenuti delle clip di presentazione dei premiati. Ma a sorprendere gli intervenuti è stata la presenza eccezionale, frutto dell'innovazione tecnologica, di un robot, Emma, che ha dato il via all'evento salutando con le sue eleganti movenze i presenti e rappresentando a suo modo tutti i colleghi studenti dell'istituto. Buongiorno a tutti voi qui presenti. Vi diamo un caloroso benvenuto nella nostra scuola. Il mio nome è Emma e sono un'alunna dell'IES Ettore Majorana di Avezzano. Adesso lascio la parola a mia sorella e mio fratello. Ciao a tutti, io sono Naomi. E io sono Ettore.
Siamo anche noi alunni di questa scuola e siamo qui a darvi il benvenuto in questa fantastica manifestazione. Oggi siamo lieti di essere qui per celebrare la 16ª edizione del premio Aquiladoro International. Dopo la premiazione delle illustri personalità, abbiamo il piacere di presentarvi la boutique Show of Italian Acque, una invareggiabile pagina di storia che vede come protagonista il marzo V Pompedio Silone. Il mio indirizzo internet è 192.168.203.42. Non sono solo un numero, ma una guida che accompagna gli alunni in un percorso di crescita emotiva, relazionale e formativa. Questo perché ognuno di loro, all'interno della scuola, è un tassello di un puzzle che senza di esso lascerebbe un gran vuoto. I pezzi che combaciano sono difficili da trovare, ma insieme formano una social catena umana che permette di mantenere il puzzle completo. Grazie. Penso che ancora una volta sia stata un'edizione importante, non solo per la qualità dei premiati, ma anche per l'organizzazione e per l'importanza che questo premio sta assumendo a livello italiano e internazionale. Personalità di spicco sia del mondo istituzionale, come abbiamo ascoltato da parte dei premiati, ma anche diciamo, gente che rappresenta i cittadini e l'importanza che si ha nei loro confronti. Nonostante la pausa Covid, il premio Aquila d'Oro continua ad andare avanti. Non solo deve continuare, ma stiamo pensando a un'edizione internazionale per gli Stati Uniti e quindi vogliamo sempre di più rendere questo premio essere conosciuto nel mondo e farlo diventare appunto un premio a livello internazionale. Oggi questa edizione si è svolta in Abruzzo, qui ad Avezzano. Sì, questo istituto è importante, un istituto di ricerca che anche per i ragazzi che hanno partecipato crea se stato un segno di civiltà verso la società civile. Possiamo dire che nel nostro piccolo vogliamo contribuire e abbiamo contribuito in questo caso alla rinascita dell'Italia. C'è una ripartenza questa e qui presente anche appunto il sottosegretario senatore Pierpaolo Sileri che ringraziamo ed è anche questo insomma come dire motivo di orgoglio per noi. Poi ecco la presenza di altri premiati, non so, Salvatore Cano, il soldato che ha combattuto sia nell'esercito per liberare l'Italia che sia nella resistenza appunto, quindi si è distinto in tutti e due i fronti. Poi abbiamo il questore di Ascoli Piceno, il dottor Alessio Cesareo, che appunto nonostante l'attentato che subì ha continuato imperterrito la sua professione, quindi la sua carriera, lottando contro la criminalità organizzata ed è un grande segnale che abbiamo dato ai giovani. E che dire, poi abbiamo Terre Italiane. Terre Italiane è una realtà unica. Poiché ha scelto una strada controcorrente, cioè ha scelto la strada dei nostri nonni, cioè coltivare i prodotti naturali come facevano i nostri nonni. Ed è anche quella una ripartenza in controtendenza che assicura ai cittadini, ai consumatori, dei prodotti genuini, autoctoni, perché con i pesticidi oggi, con il materiale diciamo chimico che mettono su queste culture, diciamo che riusciamo in questo modo a rispettare l'ambiente e ad avere prodotti veramente buoni, quindi si distinguono nel mercato attuale. Festeggiamo quindi come ogni anno la nascita dell'Italia antica, proprio qui ad Avezzano, quindi nel territorio marzo, dove nacque Quinto Pompedio Silone che come sappiamo istituì l'Italia antica. Cercheremo di impegnarci sempre di più come stiamo facendo tutto con le nostre forze, di questo ne siamo fieri e faremo sempre meglio e ci richiedono la presenza all'estero che purtroppo da 2 anni non abbiamo potuto assicurare. La prima sessione che noi vorremmo tenere per rispettare gli impegni è in America. Non so se ce la faremo l'anno prossimo, altrimenti tra 2 anni sicuramente saremo in America con una sessione americana.
L'anno prossimo, se tutto va bene, saremo a Pompei.